C'era una volta in una terra lontana lontana un re canto felice. Un bosco incantato e una piccola casciuera. Gli abitanti erano nati e vissuti sulle rive del fiume e avevano attraccato le loro imbarcazioni nell'unica ansa sicura di quel rio, in quella curva di fango chiamata Port Frank. Da quella volta che le grandi piogge avevano ingrossato il fiumiciattolo e quella spiaggia, per un gioco di correnti, un gorgo positivo, aveva risparmiato le barche dei coloni bergamaschi che andavano e venivano da Bruscue per bonificare i loro terreni. Erano partiti dall'Italia tra il 1890 e i primi del Novecento con una carta nelle mani che dimostrava al mondo una realizzazione di un sogno: essere proprietari della propria terra. Veniamo ad oggi. Era il 2007, quandunque il viaggiatore, che chiameremo il Bubi, giunse con la sua amata in codesta terra. Qualcosa di strano, però, stava per palesarsi. C'era come un profumo nell'aria, già sentito, di nonna con la polenta a mano armata. Ecco quel misto bruciacchiato, legna arsa e centinaia di chili di maiale arrostiti sul camino nei precedenti 50 anni. Mi spiego meglio, onde evitare equivoci. Faccio parte, tra gli ultimi penso, di quella generazione che andava da bambino a trovare la nonna e sul fuoco, rigorosamente a legna, c'era sempre la polenta. Costrizione di minore a mangiare sempre la polenta. Bubiman, l'avrete senz'altro capito, sono io, Matteo Cundari, il regista di questo film. L'ho detto, ci tenevo, uno per mia suocera e anche per molti altri che se lo chiedono da molti anni. Dicevo, per mia suocera, che per un po' di anni, appunto, si è chiesta e mi ha chiesto: ma te, che lavoro fai po'? E io rispondevo: faccio i video. I video po'? Che video? Signora, faccio il giornalista, ma non quello che scrive sui giornali, quello che filma, sono un regista, insomma. Vabbè. Quell'aria di casa, il Bubi e la sua consorte Babi, è ovvio, si chiedevano in macchina prima di arrivare a questo paesino, neanche tanto fuori mano: dovete andare a Malpensa, prendere un paio di aerei, tipo 12 ore, poi prendere una macchina e farvi un paio di ore in mezzo alla campagna, montagna di Florianopolis, poco a nord di San Paolo del Brasile, non San Paolo d'Argon in provincia di Bergamo. No, è importante capire, poi non vi stresso più. Il Bubi giunge e non trova la strada, ma in macchina vede quest'uomo qui. Vi faccio vedere la foto. Frena, scende e chiede scusi in portoghese maccheronico. In Brasile ha un nome, il Brasilian, Brasil Italian. Desculpa, può essere uno spagnolo. Set, bergamasco. Onde, portoghese inventato al momento. Sta, Botuverà, appunto, nome del vero paese che stavamo cercando. Risposta: sta che a preuve. Te, curva dopo la strada, dopo la Statua della Libertà. Lo fermo. Scusa, ma parla tol bergamasco? E certo, suona sì che a Butuverà so i pedrini. Un po' scioccato e frastornato, risalgo in macchina e imbocco la strada. Dico a mia moglie: eppure oggi non ho ancora bevuto alcolici, non ho assunto alcuna sostanza che possa alterare la realtà, eppure mi è sembrato di parlare con uno di Selvino. Arriviamo in questo paesino e ci facciamo la strada principale a due all'ora. Un signore ci guarda. Ma sembra mio nonno, di San Paolo d'Argon, appunto. C'ha la stessa faccia da mocassino, quelle rughe da cotechino e tanto sudore e tanto lavoro. Quelle mani, che un giorno il mio nonno era bello grosso e aveva due manoni enormi. Stavo andando a trovare un amico all'ospedale di Trescore. E invece di andare nei reparti sono andato al pronto soccorso. Tipo avevo 13 anni. Sulla strada mi aveva morsicato un cane famoso nel paese perché i bambini che si avvicinavano al cancello ogni tanto li assaggiava. Faceva il suo sporco dovere, il cane da guardia. Ebbene, il mio nonno Paolo, di San Paolo d'Argon, con il suo ciao blu, con il parabrezza, come un condottiero sul suo cavallo, si butta nel cancello. Mette sul cavalletto il mezzo, che non era facile. Scende, guarda il cane lupo dritto negli occhi e patapam, gli molla un pugno sul cranio che lo fa barcollare e cainare. Scusate, mi sono perso. Arriviamo a Butuverà, 3.636 abitanti,
un territorio immenso, una caverna gigante. Santa Catarina, approssimativamente a 40 km di boschi. Fiumi, Riu appunto, Coston, montagne come li chiamano qui. Quando che lì che tace hai fa? Adesso mi il tempo che gli ti noni della. Ma nota che tocche con 53 anni. Che con la ricchezza che ha che di Coston che è Riu Melodia, Riu Pio. Nota se italiana bergamasca, no? Toi della. Grappa, Casascia. Quindi alambicco e via con la felicità del vivere. E come vedete alla mattina alle 9.30 non si risparmiano. Essa che non è la stessa frase. Anche l'altra che è... Questa che dose? Quantità? No, è mia tanta. Com'è mia tanta? Sì. De sto anno? A questo punto questo signore mi dice, questa non l'ho ancora bevuta, l'ho fatta con il mio pupà. Che sarebbe il papà. Cioè, te la tieni qui da 24 anni? E te l'hai mai bida? Ma perché? E poi scorgete nella telecamera la tale quantità di distillato amatoriale, come dicevano a Gandosso e a Foresto, e come diceva anche lui, tale da fargli saltare la sua splendida abitazione in puro stile colonico. Proseguiamo ed entriamo nella vita di questa famiglia che prega prima di mangiare. Il figlio ha degli hobby moderni, attuali, taglia le foglie con mezzi all'avanguardia. E cosa fa nel tempo libero? Ascoltate. Tu qua c'hai anghette? Me 41. E ti ha giocato a mo a boccia a mura? Pole adesso non hai chi gioca. Le mie dalle cacciare a pescare, andare al tenne. Cacciare a pescare, giù a bocce. Gioca a mura o a bocce? Si fa anche una fumatina ogni tanto perché coltivano il fumo, come si dice in brasilian, che non è quello che avete pensato, ma bensì il tabacco che qui ha dato da mangiare e dà ancora reddito a molte famiglie. E mia u, che la mia so caro, la mia so moto e la so ca. Che non ci passa fame, le mie favele, super vite che le fuori che altro. E cos'è la che lavora qui? Conta in sé. Questo che è il cano, che fa folla. Vedete il calore che per il cano che è il calore che al vostro c'è il tabacco. Tocca a Berbel con il 95. Andiamo al 95 a 24 ore. Se il tabacco è bella acciata, la passiamo via cada 2 ore 5 gradi. Poi conosciamo il prete del paese. Fino ai 6 anni ho soltanto parlato il bergamasco, neanche una parola in portoghese. Sul bergamasco, se proprio tu a parlare di voti. Che si festeggia i suoi 25 anni di voti con i suoi concittadini, una serie smisurata di fratelli, alcuni non pochi, anche loro preti. Poi mangiamo la polenta. Per la polenta! Poi cantiamo con loro alcune hits conosciute anche da noi. Comela, comela? No, questo che il tè è dei. Che bella cucina grande! Mangia e laura! Mangia e laura! A Butuverà bastava che dicessi buon appetito, mangia e fa sito. Probabilmente lo usano ancora oggi. Tutti ridevano, facevano i complimenti, mi sentivo uno studioso di lingua bergamasca. Andiamo a fare il bagno nella modesta cascata personale con tanto di muretto con anziani bambini.
andiamo a visitare il già menzionato Recanto Feliz e incontriamo questa ragazza, ve lo giuro non era preparata. Sentite cosa dice. L'acqua è fredda? Ben fredda. L'empesca se nasce lì a tomare bagno. Wow. Dopo di snato fino adesso? No, appena andato. Appena andato. E che tanta zeta lì? No, la cachoeira è bella. Bella. Aiuta. Questo qui è un giornalista dell'Italia. Federico Alfano. Erenita Cugnos, la nostra Portofranco. E non ti dico che quella bella cachoeira che lui è venuta fino a che per conoscerla. Come ti associamo te? Josefina, Colombi. Colombi. Te come ti associamo? Jacqueline, Colombi. Jacqueline, Colombi. Colombi, anche. Brigado. Grazie. Ciao. Ciao. Andiamo a bere qualcosa al bar e sentite cosa dicono quelli che giocano a bocce. Tirta! Tirta! Che l'è? Ma buono, stavo franco, io dici che è tirta o bocce? Attualmente Botuverà o Botuvera, non ho mai capito come si pronuncia, e fino al 2016 è governata da un prefeito, il nostro sindaco, tale José Luis Colombi, di chiara provenienza nostrana. Ma sentite cosa ci ha raccontato in lingua portoghese originale il sindaco di allora, era il 2007. Botuverà, Bergamasco, perché ela foi colonizzata por imigranti italiani che vieram di Bergamo. Por isso Botuverà è tradizionalmente bergamasco. E por esse motivo che nascemos a nossa tradicional festa bergamasca já durante 15 anos, justamente para preservar as raízes que nós trouxemos da Itália. Acho que isso é muito importante e a gente procura fazer essa conservação das nossas raízes através de festa. Que a gente sente que com o passar do tempo as pessoas deixam de falar o italiano bergamasco e os nossos filhos estão deixando de falar. Então é muito importante a festa bergamasca, onde a gente se encontra pessoas de mais idade que saíram do município e aqui retornam para festejar e para nos visitar. Eu acho que isso é muito importante e por esse motivo é essa festa bergamasca. Non dimenticherò mai questo viaggio, ringrazierò per tutta la vita le centinaia di persone che ci hanno accolti come figli, ci hanno dato da mangiare e ci hanno voluto bene. Forse se proprio devo cercare una chiusa, potrei dirvi di andare a quel paese. Ma l'importante è che ci andiate con un bel vocabolario o magari un libro di proverbi bergamaschi. Potrete sentirvi anche voi per un giorno dei professori di una lingua ancora per me misteriosa. Una cultura incredibile che non smetterò mai di amare. Toma amore, si capisce, via la vostra palla italiana. No, capisci. Ma lui parla un po' differente del nostro. No, fa lo stesso. Le cadere che mi ha trattato di parlare perché andiamo a mangiare? Devo fare, non capisci? Mangiare le buse e andare a provare. Come si dice? Buon appetito! Lui. Buon appetito, Mangia e fa sito! Ma mangi anche altro e vieni sul me! Che invece non bella che frutta, andiamo! Buon appetito, mangia. Questo video è dedicato alla mia nonna e alla mia pupa, come dicono a Botuverà, il paese dei bergamaschi. Una volta i giocava a mura, i giocava a bocce. Giocavamo anche adesso. Nella siata le siete giocava a mura. E giocavamo anche adesso? Sì. Ma chi? Poi ci entrano in tournée, che è il torneo da mura. Sì. Adesso che potuto fare, non abbiamo fatto che. Mi si sta televisione. Beijando areia, areia beijando mar, beira mar, beira mar. Aqui ninguém nos vadeia, corta remenda retalha. Meu amigo da Itália, vem filmar nós embolar. Aí ele veio da Itália pra cima, vai lá borrando. Ele é italiano, eu vou lhe elogiar. Obrigado italiano, Deus te dê felicidade, paz, amor, tranquilidade, sua amiga. Sá, sentezou mangiar um pouco de pulenta, cati, taca le coldalo. Sua nega pra beijar. Ele tá na mocidade, esse aqui é jovem.
jornalista, tá filmando rap em pista, que rima na hora H. Filmando rap em pista, jornalista italiano, já eu sou pernambucano, Recife é o meu lugar. Tá meu povo alagoano, Paraíba ou Paulista, eu dou a minha entrevista enquanto que me mandar. Parabéns pro jornalista, faz um trabalho bem feito, meu trabalho é desse jeito, é abrir a boca e cantar. Olha, hoje eu sou satisfeito que essa morena é legal, e chegou, me deu um real, e se tiver mais vem pra cá. Essa aqui é federal, levou o CD da gente, ele gosta do rap. De repente, isso é arte lá do Nordeste. Tô morando no Sudeste, mas não me esqueço de lá. Eu sou um caba da peste, essa aqui não me deu nada. Que essa barriga empinada tá perto de estourar. Você tá vendo, meu camarada? Esse ganhou a campanha. 5 quilos de lasanha só dá pra ele jantar. Esse caba tem a manha, o negão não ajudou. E o cabeludo pegou e ele vai colaborar. O cabeludo tem valor, ainda tá na juventude. Quem tem amor tem saúde, vida boa é namorar. Outras morenas de saúde, vou cantar pra essas morenas. Cadê a morte? Tem Yeah.